Ora una puntata di viaggio in Molise dedicata all'Istituto Alberghiero di Roccaraso, che ha promosso un open day davvero particolare con lo chef stellato William Zonfa, un'occasione per conoscere l'offerta formativa di questo istituto famoso in tutto il centro-sud Italia. Siamo con Emilio Di Bacco, è il coordinatore degli educatori, una figura molto importante perché ricordiamo l'Istituto Alberghiero ha un convitto, che cos'è? Cioè vengono qui, possono dormire, ecco qual è l'attività base eh, che si fa qui al convitto? Il convitto è un convitto annesso all'Istituto, quindi è funzionale alla vita dei ragazzi che non svolgono attività pendolare, quindi che non viaggiano e quindi sono, risiedono a tutti gli effetti qui a Roccaraso. E il convitto è il momento di vita dei ragazzi, no? assolve a tutte le funzioni di ragazzi che sono fuori di casa, per cui vivono qui, dormono qui, mangiano qui, studiano e crescono in una palestra di vita che è quella della comunanza insieme ad altri loro coetanei. E per cui devono necessariamente imparare a vivere dettando gli spazi, dettando i tempi che possono essere appunto quelli che non ledono l'attività degli altri amici. Ecco, parliamo della giornata tipo: di un ragazzo che viene qui, tolta la scuola, poi comincia il pomeriggio, vivono nel convitto. Cosa fanno? I ragazzi sono, vengono seguiti dal personale educativo, c'è tutta una gamma di persone che li segue e proprio in qualche maniera li indirizza a quelle che sono le attività vitali. Allora, la mattina i ragazzi si svegliano, eh, vanno a scuola, il pomeriggio rientrano, pranzano e subito dopo gli educatori li portano a studio e fanno l'ora di studio, un'ora di studio, un'ora e mezza di studio, che è obbligatoria. Dopodiché altri che ne hanno bisogno fanno anche studio facoltativo. Poi alle 5 si esce, i ragazzi hanno la libera uscita. Dalle 5 alle 6 e mezza. Quando rientrano, stanno ancora un attimo qui e magari hanno un po' di tempo libero perché alle 7 e mezza poi si cena. Dopo la cena, i ragazzi hanno un'area ricreativa: gli altri anni eh, avevamo la possibilità di andare in palestra, di andare all'auditorio. Ma qui, per via delle ristrutturazioni, la scuola perché sta facendo delle ristrutturazioni importanti legate alla prevenzione sismica, per cui da dall'anno prossimo avremo una scuola a norma per quello che concerne il rischio sismico, Beh, però in questo momento ci ha precluso l'utilizzo della palestra e di altri spazi, per cui stanno qui nella hall dove ci sono giochi e attività ricreative. Inoltre il corpo educativo fa una serie di progettazioni legate al, legate al ballo, al teatro, al disegno e a giochi di altro genere, per cui i ragazzi... Passano il momento ludico in questo modo. Insomma, una giornata davvero piena, densa di attività e poi chiaramente si fa anche amicizia. Beh, l'amicizia è fondamentale per loro, loro che sono nella fase adolescenziale. Eh, ripeto, l'avevo già detto all'inizio: è una palestra di vita. Eh, riescono a capire, cominciano a capire quelle che sono le esigenze loro, le esigenze degli altri, imparano il rispetto, imparano a circoscrivere gli spazi dove si può andare, dove non si può andare, Insomma, cominciano a rispettare quello che è la vita, lo spazio vitale. Nella sala Remogna dell'Istituto Alberghiero di Roccaraso incontriamo il professor Giorgio Aprea, docente di sala, infatti l'abbiamo già visto come a spiegare ai ragazzi in che modo si apparecchia, ma questo chiaramente è il meno perché dietro c'è tanto da fare. Lei insegna tantissimo sala, ma anche bar, enogastronomia, un po' di tutto. Ecco, un ragazzo che sceglie l'indirizzo sala, uno degli indirizzi fondanti di questo istituto, cosa fa? Cosa viene insegnato loro? prima di tutto impariamo loro a stare in sala in maniera educata, il portamento è fondamentale. E poi insegniamo loro come apparecchiare, mettere una tovaglia, un coprimacchia, come preparare un coperto da come vedete. Quindi deve stare tutto perfetto, allineato, pulito, la posata deve splendere perché è importantissimo come si presenta un tavolo È il fiore all'occhiello è il biglietto da visita del ristorante. Il cliente la prima cosa che vede è, vede noi come ci presentiamo e vede il tavolo dove viene accolto, quindi è fondamentale dare un'ottima accoglienza. Ecco questa è la parte pratica, forse la parte finale. Invece la teoria in cosa consiste? Teoria studiamo anche le, le precedenze a tavolo. Io adesso dovrò spiegare ai ragazzi quali saranno le precedenze, quindi serviremo prima gli ospiti e poi i padroni di casa che saremo noi, quindi il preside eccetera eccetera. Quindi anche questo è fondamentale, le precedenze, sapere servire dal lato giusto, sapere servire il vino dal lato giusto, abbinare il vino anche il giusto vino a ogni pietanza come abbiamo fatto oggi. Ecco, chiaramente anche le posate, i bicchieri hanno un loro perché, ce lo spieghi? Esattamente, le, la cosa che bisogna capire, eh, insomma, da dare come, come informazione, se non sappiamo quale posate prendere a tavola, non sbagliamo mai se prendiamo le postate che stanno sempre al nostro esterno. Quindi prendendo quelle che stanno più all'esterno sono quelle da prendere per prime. Quindi in quel caso non sappiamo quale prendere, in questo caso ci salviamo in, in corner, diciamo così. Quindi l'assist lo devono fare proprio i camerieri? Esatto, poi abbiamo qui a tavola abbiamo tre bicchieri, un bicchiere d'acqua, oggi si utilizza, va molto di moda il tumbler basso, una no? volta il bicchiere d'acqua era quello più grande, invece il, il tumbler basso come vedete qui e il bicchiere d'acqua, quello più basso è il primo, poi segue un bicchiere da vino rosato, da bianco rosato e poi un bicchiere più importante per, per un rosso per concludere il pasto. Professore Aprea, chiaramente qui i ragazzi in sala si allenano ma poi possono fare pratica sul campo, con l'alternanza scuola-lavoro Roccaraso a questo punto di vista offre tante possibilità. Sì, infatti oltre all'esercitazione che facciamo con a scuola, ma il vero lavoro è quello sul campo, quindi andare direttamente nelle strutture ricettive della zona e eh, impegnarsi attivamente in quello che è il vero e proprio servizio con la clientela vera. Noi abbiamo questa possibilità che le strutture le abbiamo sul, sul territorio, quindi abbiamo la possibilità di scegliere, di eh, in qualche modo mh, come dire, mh, selezionare le strutture migliori dove mandare i nostri ragazzi che ci garantiscono insomma, un, un, un lavoro ottimale e che i ragazzi vengano trattati nel miglior modo possibile. Poi anche da quest'anno siamo partiti con l'alternanza dell'IT, oltre ad ospitare nel nostro istituto chef stellati, i stessi chef stellati ci, ci, ci accolgono i nostri ragazzi in alternanza al scolastica, lavoro, quindi oltre all'alternanza tradizionale facciamo un'alternanza un diciamo stellata, chiamiamola così.